Bentornati a un nuovo appuntamento con Protagonisti, siamo di nuovo insieme. Oggi parliamo del mondo economico, in particolare ci concentreremo sul mercato immobiliare, un argomento, un tema molto molto caldo, e per farlo siamo qui insieme al nostro ospite Stefano Bani di Engel & Völkers Verona. Benvenuto. Grazie mille. Allora, Stefano, mercato immobiliare se ne parla sempre. Sempre. Esatto, soprattutto in questi mesi, perché diciamo il boom l'abbiamo visto tutti, ma io ti vado subito a chiedere come sta il mercato immobiliare della nostra città, della provincia, anche del territorio. Diciamo che il mercato attuale è un buon mercato, veniamo da anni in cui il mercato sicuramente è stato molto attivo. Rispetto all'anno scorso abbiamo un effetto, diciamo, dovuto al post-Covid, che si è un po' placato, nel senso certo. Che la percezione a livello delle persone è stata molto forte nei mesi successivi al Covid. Adesso, oltre alla volontà di comprare un determinato tipo di prodotto, giustamente le persone fanno anche i conti con il loro budget, per cui certo. Va bene avere l'idea di avere un bel giardino più grande piuttosto che avere un bel terrazzo, però a fronte di un esborso più elevato, poi sì. Successivamente in questo periodo anche il discorso delle bollette e tutto il resto, diciamo che i desideri si sono un po' sono rientrati nella normalità. Si sono ridimensionati. Sì. Ecco, diciamo che Verona come mercato dove si tiene, insomma, nella fascia alta, media? Bassa non direi. Direi proprio non bassa, diciamo che siamo nella fascia media e nella fascia anche alta, considerando come zona di Verona sia la città che la prima provincia, ma soprattutto ragionando anche con l'ottica del lago, quindi diciamo parlando a 360 gradi, sicuramente il valore immobiliare per Verona e provincia è un capoluogo, diciamo, con dei valori Certo. Ecco, importanti. Ecco, per quanto riguarda l'investimento nel mattone, insomma, diciamo che anche questo è un grande tema, c'è chi dice che conviene, chi dice che invece non conviene. Ecco, tu da addetto ai lavori cosa ne pensi? La variabile è sempre il prodotto e la piazza. Diciamo che in una città come Verona, una città così importante, legata alla storia, all'arte, al turismo, un immobile ha sempre diverse fonti di redditività, che negli anni hanno portato diversi clienti nostri a continuare a fare investimenti immobiliari, perché hanno sempre avuto degli ottimi riscontri. Certo, ecco, e per quanto riguarda anche gli acquirenti, cioè chi è che viene da voi e vi chiede di comprare casa, insomma? Allora, tantissimi ovviamente clienti di Verona, prima casa, tante seconde case, ecco. Sia di di italiani, diciamo, da altre città, certo. Che vogliono avere un piede a terra a Verona. E negli ultimi anni abbiamo anche diversi clienti americani che si approcciano al mercato veronese comprando dei prodotti che sono già finiti, già pronti, tendenzialmente in zona centro storico. Loro approfittano delle loro vacanze per stare due o tre settimane nel loro appartamento per godersi la città, certo. E poi lo mettono a reddito ovviamente nel periodo in cui loro non ci sono. Ecco, anche su questo tema, il fatto delle case comprate per poi insomma magari affittarle o trasformarle appunto in una locazione turistica, ecco, com'è la situazione? Perché anche Verona, diciamo, è entrata un po' in questa spirale in cui ci sono sempre più turisti e sempre meno residenti. È una dinamica che altre città hanno già vissuto negli anni, prima di tutte Venezia. Eh sì. E diciamo che bisogna sempre avere un equilibrio tra le varie gestioni, nel senso certo. Che il centro storico ha subito un po' un calo a livello commerciale negli anni per quanto riguarda anche discorso di limitazioni d'accesso, sì. Per quanto riguarda la ZTL. Di conseguenza anche il discorso del B&B fa soffrire un po' la città, perché il budget di spesa legato a una persona che ha un budget minore ovviamente fa un po', diciamo, riduce un po' il budget di spesa, per cui anche il periodo rispetto agli anni scorsi, che magari c'erano dei periodi più lunghi di soggiorno, la durata media del soggiorno è di 2-3 giorni, certo. Per cui legata più a eventi, magari più toccate fuga rispetto che a un
periodo di soggiorno più lungo. Certo. Ecco, e sulle tipologie, perché anche qua bisogna capire un attimo la tipologia di immobile che la gente cerca, perché poi insomma ognuno ha le sue esigenze, però insomma diciamo che poi bisogna anche riuscire a trovare un compromesso magari. Infatti la variabile è sempre quella, nel senso che sicuramente l'appartamento rimane sempre molto richiesto. Soprattutto noi abbiamo l'attività in centro storico, per cui ovviamente quella è una gran richiesta, però devo dire che anche situazioni di bifamiliari, ma soprattutto di case indipendenti, sono sempre molto richieste. Quindi... Ecco, quindi bifamiliari anche. Allora, bifamiliari, allora, dai dati erano un attimo in calo, poi vanno sempre lette bene i dati contestualizzati, certo, perché davano lo scorso trimestre -7% di richieste delle bifamiliari, +9% delle case indipendenti. Certo. Bisogna capire il luogo e il valore dell'immobile. Per assolutamente. Cui, però sono sempre delle situazioni che... classici tagli richiesti. Assolutamente. Ecco, e invece parlando sempre delle tipologie, ma parlando magari di case in ristrutturazione, insomma, l'anno scorso è stato l'anno del super bonus 110%, quindi in tanti magari si sono spinti a recuperare un rustico che ovviamente richiedeva una ristrutturazione. Adesso com'è la situazione anche da questo punto di vista? Insomma, c'è ancora richiesta oppure si sta facendo un po' marcia indietro? Si sta facendo un po' marcia indietro, un po' perché a livello normativo è stata rivista troppe volte la normativa, e soprattutto perché avendo avuto dei feedback da persone che hanno fatto degli investimenti e poi hanno avuto criticità, conosco diversi clienti che hanno dovuto formulare più volte gli stessi documenti, la burocrazia sicuramente ha rallentato, anche il fatto di avere delle garanzie di copertura dei fondi dovute al fatto della credibilità degli interlocutori, per cui diciamo adesso c'è un faro puntato su chi ha chiesto i finanziamenti e giustamente. Assolutamente. Ecco, e quindi secondo te, sempre appunto parere professionale, ha senso adesso comprare qualcosa da ristrutturare? In questo momento no, nel senso che con l'aumento dei costi delle materie prime e con la scarsa reperibilità sul mercato di determinati prodotti, tra cui sempre parlato dei cappotti, certo, piuttosto che anche degli infissi, sento delle consegne e dei rincari molto importanti che fanno lievitare i preventivi di ristrutturazione di un 30-40%. Certo. Ecco, e adesso che siamo usciti praticamente dalla fase Covid più acuta, ecco, non lo dico troppo ad alta voce, però insomma sembra che ce ne siamo liberati, però siamo entrati di fatto in guerra, quindi diciamo che è una situazione positiva da un lato, negativa dall'altro. Infatti l'altro aspetto da considerare è quello: in un mercato prima casa, in cui un mercato di sostituzione, le persone prima pensano a comprare l'immobile e poi a vendere. Lo scoppio in febbraio della guerra ha rallentato, diciamo, le propensioni all'acquisto delle famiglie, anche perché molte persone hanno dei traffici di commercio, magari del lavoro con quelle zone, hanno avuto anche loro con l'azienda scarsa reperibilità, quindi c'è un periodo di incertezza. Poi la guerra in Europa non se ne parlava da tanti anni, aver riavuto l'incubo di una guerra in Europa, diciamo che ha raffreddato bene la propensione d'acquisto. Certo. Questo è successo febbraio, marzo, aprile. Poi, come tutte le cose quando succedono, ci si impara un po' a convivere, ovvio, per cui diciamo che dopo l'estate si è tornato ad avere un certo ottimismo. Ecco, quindi diciamo che il mercato immobiliare non ha subito quel contraccolpo che magari ci si poteva aspettare. No, anche perché molte volte in un mercato come quello che stiamo vivendo, dove ci sono tanti compratori che hanno l'interesse a comprare, ma dove il prodotto scarseggia, nel momento in cui c'è la disponibilità del prodotto richiesto da parte di un cliente, magari da diverso tempo questa persona ha risparmiato o ha accantonato la liquidità per comprare, quindi non viene completamente frenato, anzi si aspetta proprio molte volte che esca quel prodotto in quella posizione, anche anni. Infatti. Ecco, e adesso io chiuderei chiedendoti un po' quello che è una visione sul futuro del mercato immobiliare del territorio veronese. Allora, diciamo che il centro storico viene sempre richiesto e verrà, comunque rimarrà sempre uno dei posti privilegiati dai cittadini. Come le zone di San Zeno, come la zona di Borgo Trento, sono dei must che rimarranno nel tempo. Per quanto riguarda del target magari di persone più giovani o famiglie,
si sposteranno in altre zone, magari anche un po' fuori, dove iniziano a essere molteplici le iniziative di nuove costruzioni. Certo. Per cui, quindi, diciamo, gli asset si sposteranno un po' fuori dal centro storico, un po' per comodità, per servizi, anche la variabile prezzo sicuramente, certo, è importante. E quindi torniamo al discorso di prima, lo spopolamento del centro storico. Anche secondo me. È un cane che si morde sempre la coda, di fatto. Sempre. Però rimaniamo comunque, sì, ottimisti. Esatto, positivi. L'importante è rimanere positivi e ottimisti.